Ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio qui dal vostro Battiria Serie su Super Mario Galaxy. Nello scorso episodio, anzi Super Luigi Galaxy, che sto a dire. Nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente fatto tutte quante le comete burlone rimanenti all'interno di questo gioco. E quest'oggi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito questo episodio, perché dobbiamo fare le galassie sfida. Ma voi dite, ma perché mancano allora nuove superstelle, come c'era scritto ai piedi di Rosalinda? Perché effettivamente non mancano solo queste tre superstelle relative alle galassie sfida, ma ne mancano anche un'altra 6 relative purtroppo a due comete burlone che non abbiamo fatto ieri, perché è l'altro ieri, perché non abbiamo avuto modo e tempo. E poi dobbiamo fare anche uno sfavillotto chiotto e un'altra 3 praticamente rimanenti di superstelle, quelle relative a galassia passo falso. Facemmo soltanto fuga dalla scia infernale, gli altri non abbiamo fatte. Quindi vi ricordo ragazzi, like, iscrizione, campanella fondamentale per il supporto. Iniziamo subito con le galassie sfida. Presumo che ci vorrà pochissimo, perché praticamente con Mario Galaxy l'abbiamo fatto questa cosa. Luigi Galaxy non è una difficoltà maggiorata. Perché vi dico questa cosa? Perché effettivamente Luigi Galaxy non presenta quelle caratteristiche di differenza di Mario Galaxy, perché vengono rappresentate queste galassie sfida sulla sua sfera, quindi praticamente non cambia niente. Non viene rappresentata questa differenza grazie anche alla Surfmania e alla bolla. Quindi la bolla shock, così viene chiamata. Quindi tecnicamente non ci sono differenze da Mario Galaxy a Luigi Galaxy, ed è per questo che è molto più semplice. Ok, fatto ciò, adesso dovremmo riuscire a iniziare a fare un po' di cose. Ora inclidiamo molto i Joy-Con, perché così andiamo leggermente più velocemente, e poi iniziamo a fare la vera roba. Ok, e per vera roba intendo che forse è meglio staccare il Joy-Con da questo joypad. Perché? Perché non posso effettivamente tenerli bene i Joy-Con in questa maniera. Ora facciamo l'ultimo try, dopodiché iniziamo a fare le cose fatte per bene, ovvero a fare... aiuto! A fare i timelapse e i tagli, perché questo episodio sarà già molto lungo di suo. Galassia passo passo non è effettivamente molto lunga, però è abbastanza lunga. Cioè non possiamo dire che sia lunga, ma è abbastanza lunga. E su questo sicuramente non ci piove, e dobbiamo fare tutto quanto per bene. Quindi cerchiamo di fare il meglio possibile. Dovremmo avere comunque a sufficienza Astro Schegge per sbloccare la cosa nascosta. Quello che avevo detto la scorsa volta, cioè la scorsa nascosta, lo sfavillotto ghiotto, quello intendevo. Vediamo un pochettino infatti se riusciamo a dargli tutti quanti gli extra schegge il prima possibile, così che non le perdiamo o comunque non le vinciamo, non lo so. Ci regoliamo diciamo in base al numero di extra schegge che possediamo. Ora cerchiamo di andare piano piano, perché questa è la parte più semplice, ma anche la parte più difficile. Ok, ci siamo riusciti, abbiamo finito tutto quanto, non dobbiamo fare più niente. Ok, perché adesso dobbiamo fare in questa maniera, adesso dobbiamo fare in questa maniera, dobbiamo fare in questa maniera, e poi dovremmo prendere tutte quante queste schegge, vedere come fare a prenderle e basta. Per il resto non dobbiamo fare più niente. Ok, vai. Oh, GG, pulito. Pulito, let's go. Quindi terzo try, ci sta davvero tanto. Per riprovare per la terza volta questo livello, dopo, dove praticamente la prima e la seconda volta siamo morti solo all'inizio. Davvero, davvero GG, raga. Davvero GG. Comunque, ce l'abbiamo fatta, let's go davvero. Si passa direttamente all'altra galassia sfida, che è la galassia sfida forse più semplice, la Surfmania. Però dovremmo cercare di fare il percorso prestabilito, quindi è leggermente un po' più complesso. Non è difficile, è un po' più complesso. Ok, il solito percorso con la sua sfera. Abbiamo fatto, abbiamo vagato in lungo e largo col balzo di rimbalzo. E adesso andiamo avanti. Dobbiamo praticamente finire solo l'attico e basta. Ok, andiamo direttamente da questa parte. E abbiamo fatto la strada in giallo praticamente, che rappresenta la sua sfera. Adesso facciamo la strada in blu, che rappresenta la sfida surfing, perché ovviamente il blu rappresenta il mare, il blu del fiume, del percorso che comunque dobbiamo percorrere direttamente con la vanta. Ok, sulla scia del surfista leggendario, perfetto. Comunque vi informo che oggi è uscito finalmente, forse anche in maniera
anche dispiaciuta, posso dire questa cosa, ma è uscito l'ultimo episodio relativo a Mario Galaxy, è uscita sì la fine di Mario Galaxy, o meglio quello che voi pensavate che fosse effettivamente la fine di Mario Galaxy, ma che effettivamente non è così, perché dobbiamo fare, domani esce l'ultimo video effettivo di Mario Galaxy, che sarebbe la fine di Luigi Galaxy effettivamente. Qual è che... Ah, è vero, mi ero confuso perché stavo giocando a Rocket League con Barbaro. Sì, ho appena finito di giocare a Rocket con Barbaro. Infatti è primo pomeriggio adesso, perché adesso il Barbaro lavora di più il pomeriggio tardi, che fa troppo caldo, e quindi non riusciamo più a sentirci la sera, ma semmai il primo pomeriggio. E quindi ci siamo messi a giocare a Rocket e stavo premendo ancora i tasti di Rocket per gestire la vanta, perché pensavo che fosse una macchina. Avevo messo R in turbo e quindi robe. Sì, io alla fine ho scaricato. Perché? Perché? Cioè fare così? Così? Vabbè, fa niente. Sì, allora ho scaricato Rocket perché poi mi ha costretto. Ho detto, vabbè, devi provare per forza Rocket sulla Switch, non te ne pentirai mai di questa cosa. E io ho voluto provare perché a me piace sperimentare cose nuove. Ve lo sapete, un matematico sperimenta sempre, fa sempre delle prove per vedere se si trova bene o male, e poi verifica un pochettino di conseguenza. E non mi sono trovato male, assolutamente no. Però non mi sono trovato neanche bene, infatti poi quando abbiamo fatto il competitivo, che poi sulla Switch devo ancora sbloccare il competitivo, ma quando abbiamo fatto il competitivo sono passato direttamente a mouse e tastiera perché mi trovo bene. E voi dite, ma come fa Mattia a giocare da mouse e tastiera? È perché è stata l'unica piattaforma sulla quale ho giocato per più di un anno, e quindi da là mi sono trovato bene. Praticamente so fare tutte quante le mosse più arzigogolate che esiste sul Rocket. Ora siamo morti per ben due volte, tecnicamente dovremmo morire un'altra volta. Non lo so, non so come avviene qua la successione per effettivamente completare il livello, ma non dovremmo più morire, almeno si spera, perché tre volte abbiamo provato a fare la precedente galassia, la precedente superstella, e quindi tre volte proveremo anche qua, si spera. Tre volte no, proveremo però a Bola Shock, no per favore, tre volte a Bola Shock, no per favore, troppo lungo, troppo. Ok, purtroppo non si può tagliare, vi ricordo, perché qua ci sono dei controlli molto attenti. Ok. Quindi, ma perché? 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 Perché non va a destra? Vabbè, facciamo l'ultima prova, poi facciamo un taglio. Comunque sì, oggi la giornata, diciamo, è andata nella miglior maniera possibile. Oggi ultime verifiche, quella di informatica e di educazione civica e di scienze motorie, poi ci sarà una verifica di educazione civica di storia dell'arte, che presumo che non la farò perché non avrò modo di farla letteralmente, e poi perché poi devo iniziare ad andare a lavorare, quindi è possibile che ce la faccia, e poi ho da fare una verifica, anzi due verifiche, una relativa a matematica, perché l'interrogazione di matematica alla fine l'ho fatta anche se non so il voto, che la cosa non mi preoccupa di tanto perché so di essere andato bene, però non so il voto, quindi effettivamente non so effettivamente se questa certezza la posso ben basare oppure no. È buona, davvero buona, davvero buona sta cosa. Vabbè, capito, faccio un taglio, vi faccio direttamente vedere che sono arrivato alla fine, perché altrimenti qua ci mettiamo 10 anni. Ok, ok, ok. Oh, va, va, tira, va, per favore, va. Eh? Eh? Oh, mamma, si è verificato quello che non doveva succedere. Oh no, per favore, non ce la faccio più. Goccia, 1:03. Avevo fatto prima 1:09. Ben ti sta. Era solo per fare il nuovo record, non per altro. Sono morto apposta prima. Assolutamente sì. Perché non mi piaceva 1:09. Volevo fare 1:03. Ok? Ok? Ci sta come spiegazione logica? Assolutamente no. Infatti preferisco fare un giro per rivedere tutto quanto. Oh, vedete? Vedete? Questo non l'avete mai visto. Eppure era da mostrare, perché
prima di prendere la superstella si possono incorrere in queste effettivamente stroscheggia che sono ben prensibili, assolutamente così si dice in italiano. E come ricompensa anche per il vostro duro lavoro, quindi potete prendere la belletta di un 200 praticamente a stroscheggia, quindi ci sta davvero tanto. Ok, finalmente abbiamo una gara mantecata. Adesso ce l'ho fatta. Let's go. Posso dire? Let's go. Let's go. Ah, basta. Ce la faccio più. Siamo da 10 minuti di gestazione. Ci sta. Ci sta la velocità. Per due superstelle difficili ci sta. Vabbè, è durata anche di meno, perché avrò tagliato delle parti. Però, quali sono altri dettagli? No, non salviamo il gioco perché dobbiamo fare l'ultima. L'ultima galassia sfida si concentra molto sulla gara bolla, e quindi si trova ovviamente nel verde. Perché le bolle siano verdi no, non me lo chiedete, però è verde, quindi che altro ci volete fare? Galassia sfida bolla, ci arriviamo. Ok, poi vi farò uno short molto divertente in merito a queste cose, queste telelancio che si formano grazie alla ricorrente morte di uno sfavillotto. Però ve ne parlerò alla fine, o non lo so quando farò lo short, quando lo riuscirò a fare. Presumo di pubblicarlo il giorno seguente. Ok, detto ciò, finalmente ci abbiamo fatto il labirinto eletto infernale. Ok, ce l'abbiamo, raga. Oh, adesso possiamo iniziare. Abbiamo la bellezza di 5 spicchi di stella lancio da prendere. Non ci vuole niente, davvero è facilissimo. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e ce la facciamo. Una cosa che vi volevo continuare a dire era per il fatto dell'interrogazione di matematica. Ho detto, l'unica cosa che mi mette un po' di ansietto, comunque sono preoccupato per come sia andata l'interrogazione. Però si spera che sia andata bene, dopotutto non mi cavano matematico per nessuna ragione se non vado bene a matematica. Però vorrei avere delle conferme nella vita, sapete com'è, non è per niente male come cosa da fare, ovvero avere conferme. Tecnicamente si può fare questo skip, non ve lo consiglio, però si può fare, cioè è fattibile, quindi volendo si può fare. Ok, facciamo in questa maniera e si arriva direttamente qua, dove qua la cosa molto semplice è proprio questa: mantenere la bolla in equilibrio, cercare di fare il più possibile ad evitare le one up, ma non solo, anche ad evitare di perdere, perché si evitano le vite extra, perché non si vuole morire, giusto? Presumo di sì. Strana filosofia, però potrebbe coincidere con una filosofia giusta. Ok, a proposito di filosofia, oggi stavo facendo l'etica con Aristotele, però vabbè, non c'è molto da dire riguardo all'etica di Aristotele, cioè nel senso, posso pure parlare, però non ne abbiamo parlato tantissimo, tranne per il fatto che diciamo il giusto sta nel mezzo. Però per il resto non avrei niente da dirvi in merito, lo so, delle discussioni che si potrebbero fare su l'etica di Aristotele. Dopodiché è stato comunque una persona che, per formulare comunque delle cose che ha scritto e riscritto ci ha messo sicuramente del tempo, perché doveva rispettare anche il suo sillogismo, il cosiddetto sillogismo aristotelico, che è stato fatto apposta perché voleva essere preciso quando parlava. Ok, questo abbiamo fatto, quindi quello che rimane sarebbe questa parte in basso. Ok, perfetto. E adesso facciamo questa parte in basso, allora, e abbiamo finito praticamente tutto quanto. Ok, dobbiamo fare in questa maniera. Ah, io mi ricordo che questa fu l'ultima effettivamente da fare. Ma morì qua? Non mi ricordo, vabbè. Ah no, l'ultima volta che feci, no, questa galassia non morì perché vedemmo che era molto semplice. Ok, ce l'abbiamo fatta. 3, 2, 1. Effettivamente questa è la prima da fare, se volete, perché è la più semplice, però con i soliti dettagli. Ok, adesso possiamo prendere un sacco di extra schegge. Ok, perfetto. E adesso andiamo avanti. Ci siamo fermati a 94 extra schegge. Che schifo, posso dire che schifo. Che schifo davvero. Ok, facciamo in questa maniera e ci ricordiamo che il percorso lo sappiamo a memoria, non ha senso effettivamente non so, aspettare, fare, dire determinate cose. Ok, quindi andiamo in questa maniera, facciamo così, facciamo così, alcune volte si blocca questa bolla, da fastidio, lo so. Ok, facciamo in questa maniera, così, facciamo così. Ok, ok, adesso viene la parte leggermente più complessa. Ah, volendo, 96, che cosa? Ad aver da me. Dobbiamo finire con 96 a sto schegge? Possibile? Ok, grazie. Almeno per averci dato quella vita extra, che non serve praticamente a niente, però
diciamo, ce l'abbiamo, ci sta. E non abbiamo preso le vite extra dal postino Todd, quindi c'è stato davvero tanto come cosa. Ok, via, via, perfetto. Ok, stavo per morire se ci morivo, mamma mia, GG raga, ce l'abbiamo fatta. E siamo a 15 minuti, abbiamo fatto ben 3 Supercell. E vi devo dire, raga, che questo era letteralmente tutto quanto parte del piano. Cioè, avevo letteralmente calcolato tutto quanto. E non sapevo neanche come sarebbe andata a finire. Non sono morto per niente, è un labirinto elettroinfernale, quindi si muove davvero tanto. E basta. Adesso si va a sbloccare lo sfavillotto, facciamo lo sfavillotto e poi ci concentriamo su la galassia passo falso, dove praticamente le comete verranno a colpo d'occhio. Dobbiamo fare soltanto quelle comete, non dobbiamo fare nient'altro che le comete, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Prima però volevo sbloccare questa cosa perché ritorneremo per praticamente un'altra volta qua, quindi volevo sbloccare prima questo passaggio e poi fare altre robe. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, però più velocemente. Ok, grazie. Clone di Luigi, salve. Anche se io sono Luigi Plano, quindi sono una variante diversa di Luigi, però con i soliti dettagli. Ok, sfavillotto, eccoti qua. Sì, tecnicamente, vabbè, non vi svelo niente, perché altrimenti lo short poi non serve a niente che lo faccio. Ok, 2200, quindi dovremmo avere all'incirca 600 rimanenti. Vediamo un pochettino. 1900 800 773. Ok, perché prima ce l'avevo forse 2300. Vabbè, ci sta. Ok, vai, vai veloce. Ed è galassia capsula gelata. Ok, perfetto. Mario, Luigi però non si è neanche attivato. Voi immaginate però quando stia messo bene Luigi. Ok, facciamo questo con i leader levi. Qua il massimo è 2 minuti da fare la superstella, quindi non dobbiamo perderci in chiacchiere. Facciamola subito e finiamola. Anche se si dovrebbe finire prima di 2 minuti, quindi ci dovremmo mettere ancora di meno. E per questa superstella, sì, molte volte non riuscivo ad arrivare alla bellezza di 120 superstelle, proprio perché prima era abbastanza difficile. Poi quando si sa il trucco, si sa dove si trovano questi conigli di leva, prima si facevano le cose senza utilizzare ovviamente YouTube, perché YouTube io all'epoca non lo conoscevo. Immaginate voi come dovessi risolvere queste cose. E Pokémon se all'epoca manco stava, quindi che altro volete della vita. Qua sta qualcosa? No, perfetto. Ah, però qua sta qualcosa forse. Vediamo. Vediamo. Ok. Ok, perfetto. No, questo si mantiene. Qua stanno i funghi, ciò significa che sta qualcosa. Ok, sta. Ok, il fuoco ci sta. Ci sta davvero tanto. Dovrebbe stare anche uno spiraglio dove si dovrebbero trovare. Si dovrebbe trovare un altro coniglio, però per i soliti dettagli. Ok, perfetto. Là dovrebbe stare il guscio. E qua forse dovrebbe stare il coniglio, perfetto. Mi ricordavo proprio bene. Ok, via, perfetto. E adesso uno lo prendiamo perché si può. E 3, 2, 1. Preso, grazie. A 100 secondi, va via. E poi dobbiamo fare l'altro, che non so dove si trovi. Ok, là, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Via, via, perfetto. Ok, grazie, ce l'abbiamo fatta. E via, perfetto. Non poteva andare, diciamo, indietro, quindi ci sta. E poi c'è l'altro coniglio che si trova qua, quindi non è neanche difficile da prendere. Basta prenderlo così, in questa maniera. Ah, mi hai preso, ce l'abbiamo fatta. Ecco, ho perso, ecco, tieni, una superstella. Pion, pion. E l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo ottenuto sta superstella. E basta, let's go. E siamo alla bellezza di 19 minuti, non ho capito perché. Perché ci abbiamo messo 5 minuti? E forse per arrivarci, per far per dire, ci sta. Ma allora erano 180 secondi, non 120, vabbè, non lo so. Comunque, andiamo avanti che forse è meglio. Sì, tanto per tutte e quattro le animazioni è normale che si perde tempo. E adesso dobbiamo fare obbligatoriamente gli altri superstar rimanenti. Ora, grazie a passo falso, le due comete burlone, sinceramente posso anche non mostrarvelo, non mostrarvelo in timelapse, perché non dobbiamo fare chissà che cosa. La cosa che vi voglio mostrare soprattutto è effettivamente la storia vera e propria di grazie a passo falso, perché altrimenti non serve a niente quello che vi mostro. E alla fine di aver ottenuto tutte quante le superstelle relative a grazie a passo falso, effettivamente potrei farvi vedere che cosa che cos'è che volevo dire.
potrei farvi vedere tutto quanto fino a quando salvo effettivamente l'ultima superstar di gas. La posso fare perché da lì inizia il nuovo episodio, quello relativo all'episodio 26 di Mario Galaxy. Scusate, non Luigi Galaxy. Ok, fuga impossibile, va bene, siamo nel cielo qua, molto easy, molto semplice. Volevo fare prima la superstella nascosta, però vabbè, fa niente. La faremo più tardi, a quanto pare. Ok, perfetto. Ah, tu devi venire qua, perfetto. Vieni. Ok, perfetto, vieni qua. E vieni qua anche. Tre. Oh, vieni. Grazie. Dai, 3, 2, 1. Ok, vieni. Grazie. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. 3, 2, 1, via. Perfetto. Adesso dobbiamo andare da questa parte. Non possiamo fare skip strani, purtroppo. Che ci possiamo fare noi. Ok, andiamo da questa parte e andiamo avanti. Oggi è giornata molto chill. Vi ricordate quando avevo detto? Ah, bello. Io non posso vedere neanche i meteoriti così. Questa maniera, bellissima. Comunque vi ricordate quando abbiamo detto che avevo ripassato l'educazione civica di scienze motorie in 10 minuti praticamente? Bene, la professoressa ha notato questo mio impegno e mi ha messo nome, perché ho studiato assai e mi sono spesso bene. Quindi significa che se avete un buon metodo di studio e riuscite a fare determinate cose, riuscite anche a parlare bene. Saper parlare è molto importante, soprattutto durante l'interrogazione. Molto probabilmente potete studiare anche voi 10 minuti una lezione di educazione civica di scienze motorie, che vi devo dire non era neanche difficile, però c'è da dire che non era neanche facile, cioè nel senso non era una mappa pronta o comunque qualcosa che tu conosci di già. Le ghiandole endocrine non credo che è un argomento di discussione con tua madre o tuo padre quando sei a tavola, cioè nel senso, non per dire, e quindi ci stava come questo. Ok, dovremmo andare adesso nell'ultima fase, nell'ultima parte, dove dovremmo andare ad attivare questi palotti di mini che ci portano effettivamente a destinazione alla fine di questo livello. Ok, vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Vediamo un po'. Ok, via. Ok, no. E niente. Ok, perfetto. Via. Perfetto, via. Ok, ci siamo. Non ti fare ingannare. Protrobino, non ti fare ingannare. Vai. Ok, perfetto. Opla. Vai. E via. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta, raga. Che altro volete dalla vita? Assolutamente niente. Siamo arrivati alla sospera. Ora, uno di voi mi ha detto che effettivamente Rosalinda Cosmica non esiste in questo gioco. Esiste in Super Mario Galaxy 2. E nel tramite l'ho ringraziato, perché stavo facendo un film praticamente da un sacco di tempo. Quindi davvero tanto GG. Ok. Si può fare? Certo. Il non saltare non implica il fatto che non si possa fare. Implica il fatto che non funziona bene. Vabbè, fa niente. Dato adesso non abbiamo varie animazioni, quindi tecnicamente si dovrebbe trovare. Vabbè. Il fatto che non si dovrebbe trovare tutto quanto adesso sincronizzato, però con i soliti dettagli. A quanto pare sono dettagli. Vai. Ok, grazie. A quanto pare forse adesso si dovrebbe trovare tutto quanto. Vediamo un pochettino la situa. Stavo non so dove, mi l'ho salvato, ma dovevo perdere per forza perché non sapevo dove mettermi. Vabbè, comunque questo skip è fattibile con Luigi, come anche con Mario. L'unica cosa che volevo verificare è il fatto che fosse abbastanza veloce. È veloce, sì. Dobbiamo skippare il più possibile. Ok. Dai. No. Ah, ma io devo continuare a saltare fino a quando non arrivo dall'altra parte. È bellissimo, davvero bellissimo. Anche perché le piattaforme sono disincronizzate. Cioè, non sono come Mario Galaxy che stavano tutte quante sincronizzate e riuscivo direttamente. Non sono sincronizzate. Non ho capito perché. Però va bene. Cioè, ci sta come cosa, però... Vabbè, nuova finisce, diciamo, sbloccata. Ok. Non ho capito perché non si è andato bene. Però va bene. Ma niente. Non risponde comandi, Luigi. Non è normale come cosa. Pensavo che non sia proprio normale. Vabbè. Andiamo avanti. Forse è meglio. Vai, facciamo l'ultima prova. Dopodiché
Presumo che inizierò a tagliare, perché è una perdita di tempo in questa maniera. Anche perché devo fare già due super stelle. Una è difficile. Vabbè, letteralmente tutte e due non sono difficili. Cioè, neanche una è difficile. Però, diciamo, danno fastidio, sono un po' problematiche. Quindi dovremmo comunque riuscire a fare il minor tempo possibile. Nel minor tempo possibile. Ok? Ce la facciamo in questa piattaforma? Ma sì, è abbastanza grande. Ah, che bella la vita! Soprattutto quando si deve tagliare. Vabbè, secondo me è un altro try. Non era neanche male come cosa da fare, perché era abbastanza divertente la sospera. Poi la dovevo lasciare per sempre. Quindi dispiaceva effettivamente fermarci prima. Cioè, perché fare tutta quanta la strada fino alla fine, se non prendere poi un'altra volta la sospera. Cioè, dispiaceva assolutamente. Non so neanche io che cosa ho detto. Sinceramente non me ne importa neanche. Per quanto riguarda oggi, una cosa che vi volevo raccontare, vabbè, classico. Oggi mercoledì significa fino a prova contraria, giocata a scacchi con il mio professore di fisica, as usual. E abbiamo fatto effettivamente la nostra partita a scacchi. Nel chill abbiamo giocato con 3 più 1, ho vinto io ovviamente. La partita ufficiale, la partita meno ufficiale, perché il professore ha perso per il tempo, mentre io stavo in vantaggio da un minuto e mezzo. Però quali sono i dettagli? No, in verità la partita meno ufficiale ha fatto riscontrare che io ho cercato un puzzle che non esisteva all'interno comunque della struttura in cui mi sono trovato contro il professore, e alla fine questo puzzle non esisteva e il professore ha vinto la vera partita, cioè quella senza tempo. Per il resto noi abbiamo giocato col tempo, quindi abbiamo instaurato il fatto che ci fosse il tempo e dovevo vincere io o il professore per il tempo. Quindi sinceramente non mi importa niente il fatto che abbia vinto. Però il fatto che abbia visto tanti puzzle significa che comunque le cose me le ricordo. Il fatto che abbia visto un puzzle inesistente, la cosa mi preoccupa, perché devo stare più attento nel vedere le cose. Effettivamente un puzzle era. Il problema è che la torre che avevo io, vabbè, poi ovviamente detto così non significa niente, ma la torre che avevo io doveva stare in un'altra particolare circostanza, cosa che non stava, e quindi tecnicamente ho perso per quella ragione. E niente, questo era tutto. Per quanto riguarda invece altre cose da dirvi, non ho da dirvi altre cose, perché letteralmente la giornata del mercoledì è una giornata un po' particolare. Di solito non registro niente, e invece oggi mi sono messo con la volontà di registrare, proprio perché volevo finire Luigi Galaxy. Non è che non voglia registrare Luigi Galaxy, l'ho visto soltanto alla fine. No, il problema di Luigi Galaxy è che mi sta rompendo comunque il periodo, anzi mi sta irrompendo il periodo relativo all'uscita di altri giochi che volevo effettivamente portare. Comunque io adesso farei un taglio, perché sinceramente non credo che a voi importi molto quello che sto facendo adesso. Mamma mia, quanto è stata difficile sta super stella goccia. Ci avrò messo minimo più di 5 minuti per fare sta super stella, e questa super stella l'aveva fatta letteralmente 2 minuti. Ma cioè, vedete qua, guardate che ho preso. Assurdo. Cioè, letteralmente ci ho messo un botto per fare sta super stella. E voi dite, ma come hai fatto a metterci un botto? Era abbastanza complesso. Era abbastanza complesso. Soprattutto con Luigi. La funzionalità di Luigi di driftare è bellissima, davvero. E poi morivo soprattutto con le stelle manina, che ogni volta morivo e che ci potevamo fare noi. Ok, adesso devo accalappiare un po' di sto schegge, e quindi io direi subito che faccio un altro taglio, perché vi faccio vedere direttamente la galassia nuova. Ah, 80, ho fatto proprio benissimo, perché la scorsa volta ce l'avevo 60, sì. E ora le avevo preso un pochettino di più, perché mi servivano per forza. Ho preso tutte quante le schegge relative a quelle ghiacciate, però a quanto pare non serve. Serve soltanto entrare all'interno del vulcano e prendere queste a spirale e basta. Per il resto non serve più niente. Ho preso le altre ghiacciate e mi hanno fatto aggiungere un 20 in più, perché erano 5 a testa per 4. E quindi niente. GG davvero tanto, ce l'avevo fatta, e quindi continuiamo. Anzi, oserei dire io finiamo questo livello, andando a sbloccare effettivamente questa super stella qua. Ok, sblocchiamo questa super stella. Vai.
Quando non c'è. Ho sbagliato a fare i calcoli, raga. Ho sbagliato un botto a fare i calcoli. Abbiamo 29. 29 vite. In che senso abbiamo 29 vite? Cioè, che significa che io ho 29 vite? Ok? Lo si è presa la stella valida, è strano. Cioè, la stella leggendata. Ok? Okay, perfetto. Oh, ok. Via. Allora, adesso dovremmo iniziare a fare questo percorso qua. Puoi fare questo. E puoi fare questo. Puoi iniziare a fare questo. Da qua iniziare ad andare qua. Perfetto. Prendere sta moneta e andare qua. Poi da qua fare in questa linea. Lo sto facendo tutto qua dal contrario. Però a quanto pare può servire. Serve. Facciamo. Ok. No, non voglio andare qua. Voglio più che altro andare qua. Per comprendere come funziona questa cosa. E dopodiché. Ah, GG. GG davvero tanto. No, dopodiché voglio capire. Dov'è l'ultima. Oh, è ogni volta. Ah, ecco dove stava. Stava là. L'ultima stella accettata di vasta. Però a quanto pare si voleva mostrare al pubblico. Ci ho fatto. Si godono un poco. Ok, allora adesso andiamo da questa parte, che forse è meglio, e riusciamo a fare tutto quanto. Ok, via 3, via praticamente 4. Ok, e da qua abbiamo finito letteralmente tutto quanto. Ok, l'ultima purtroppo ve la devo mostrare. È vero che andrei fuori tempo. Cioè, vabbè, supererei 30 minuti sicuramente. Ma 35 minuti non lo so. E finalmente ce l'ho fatta. E dovrebbe essere qua vicino. Sì, infatti. Ricordavo abbastanza bene. Infatti, se faccio in questa maniera, dovrei riuscire a fare questo. Ok, perfetto. No, non l'ho presa. Ah, meno male. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sto registrando a 33 minuti, ma avrò fatto tantissimi tagli, quindi non vi preoccupate. Presumo una trentina di minuti è durato questo video. Quello è poco ma sicuro, però. Cioè, perché i tagli non erano tanto grandi. Però vabbè, vediamo un pochettino. E andiamo avanti con l'ultimo livello, l'ultima superstella in questione in questo gioco, che sarebbe per l'appunto, grazie passo falso, terza superstella. Ci andiamo a riaffrontare l'ultimo, anzi il primo, se devo dire, boss che abbiamo mai affrontato in tutto quanto Super Luigi Galaxy, come anche il Super Mario Galaxy. Stiamo parlando di Dino Piranha, ma è su magma. Quindi attenzione raga, ultima superstella implica la prima superstella. La cometa burlona viola, vabbè, la faccio off camera, perché non credo che vogliate sapere. Ho preso tutte quante le monete viola. Mamma mia, che pro che è. Cioè, non serve a niente mostrarvela. Dopotutto, già è tanto se ve l'ho timelapsata. Non serve che ve la mostro. Voi vedrete domani già 120 super stelle. O forse no. Forse probabilmente non ve le mostrerò neanche le 120 super stelle. Vi faccio direttamente vedere. Cioè, diciamo il salvataggio dell'ultima superstella, sì. E poi basta. Per il resto abbiamo finito qua. Ok, facciamo in questa maniera così. Facciamo così. Ah, noi dobbiamo sconfiggere tutti quanti questi. Ok, perfetto. Questo serve per andare più velocemente. Ok, perfetto. Via. E via. Ok. Ok, questi sono a mo' di speak praticamente. Ok, e questo è l'ultimo poi. Dove sta? Dovrebbe stare qua. Perfetto. Opla. Vai, perfetto. Adesso che abbiamo sbloccato tutti quanti, possiamo andare direttamente avanti, perché Dino Piranha ci sta aspettando tra... Ah no, qua dobbiamo fare tutta questa parte, ovviamente. Poi devo tagliare un botto. Sì, ho capito. Ho capito dove siamo. Ok, perfetto. Bellissimo queste scie di queste comete infuocate. Perché di solito le comete sono ghiaccio, però immaginiamo che siano infuocate. Ok, perfetto. Andiamo avanti, che forse è meglio. Ok. Ok, via. Via, perfetto. Adesso facciamo in questa maniera. Non so neanche io che cosa sto facendo e come la sto facendo, però la sto facendo, e quindi che altro mi importa? Assolutamente niente. GG, ce l'abbiamo fatta, non so come. Però ce l'abbiamo fatta, quindi si gode. Ok, vai. Vai, vai. Ok, perfetto. Si può fare sta cosa così. Ah, ok, sì. Si può fare in questa maniera. Fatta così. Ok, perfetto. Dovrei aver trickato un pochettino. Se non ho trickato niente, fa niente. Però dovrei aver trickato leggermente. Ok. Vai. Vai. Ok, perfetto. Oh,
ce la facciamo a fare caut? Ok, grazie. Grazie mille, sì, questo è il metodo per farmare le vite infinite. No, Dino Pinaglio lo sconfiggiamo con un punto vita, forse riusciamo. Forse no, fa niente. Ok, e adesso abbiamo fatto l'ultimo, abbiamo sbloccato l'ultimo boss e adesso sconfiggiamo l'ultimo boss, ovviamente. Ci mancherebbe altro. Ok, vai, perfetto. E adesso si è sbloccato l'ultimo boss. Il problema è che io ho soltanto un punto vita, quindi vediamo un pochettino quanto riesco a durare. Secondo me non ce la faccio, però. Ok. Ah, ma si possono sbloccare qua delle munite extra. Buono, meglio così. Meglio così davvero, perché non posso rischiare in questa linea. Ok. Ok, vai. Ok. Ok. Grazie. Alcune volte non si attiva la piruetta e fa bene a non attivarsi. Altre volte invece dovrebbe attivarsi, però non si attiva. Ok, perfetto. Sì, però se corri in una direzione un po' non consona, diciamo, molto più difficile. Comunque, con un punto vita si poteva assolutamente vincere. E noi abbiamo finito praticamente tutte quante le super stelle di Super Luigi Galaxy. Nel prossimo episodio che cosa faremo? Sbloccheremo la mega stella di Luigi Galaxy, quella definitiva. Dovremmo ritornare di nuovo al centro universo, però tutte le animazioni verranno tagliate, anche quella iniziale, purtroppo. Sì, lo so. E poi dovremo prendere le due super stelle segrete. E nel prossimo episodio ancora che cosa faremo? Beh, vi spiegherò, o meglio, leggeremo la lore di Super Mario Galaxy e Super Luigi Galaxy. Detto questo, ragazzi, spero che abbiate apprezzato, spero di vedervi nel prossimo episodio. La iscrizione e campanella fondamentale per il supporto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ma prima di lasciare, vediamo un pochettino se sta la cometa viola e sta la cometa viola. Detto questo, io vi ricordo, ciao a tutti, ci vediamo domani con la cometa viola. Ciao.